Ciao ragazzi, nuova ricetta, dato che nello scorso video sui 10 consigli per iniziare a mangiare sano, in tantissimi avete chiesto degli spunti per il pranzo. Oggi abbiamo pensato a 3 idee appunto per un pranzo super sano, super light, quindi perfetto se siete a dieta, non volete esagerare con le calorie, e saranno tutte quante idee con la quinoa. Iniziamo subito. La prima ricetta che vi presentiamo è una zuppa molto nutriente ma al tempo stesso leggerissima. Dentro l'abbiamo fatta con quinoa e funghi, all'interno abbiamo messo anche un pochino di spinaci ed è semplicissima. In una pentola andiamo a versare i funghi tagliati a piccoli pezzettini, andiamo a mettere anche gli spinaci che abbiamo tagliato a striscioline e la quinoa che abbiamo ovviamente sciacquato bene sotto l'acqua corrente. Aggiungiamo il cipollotto. Ora copriamo tutto con il latte, sembra bianchissimo ma è latte di soia, e completiamo con l'acqua. Prima di mettere sul fuoco aggiungiamo un pochino di sale, mescoliamo bene e copriamo con un coperchio. In una ciotola abbiamo fatto ammorbidire i nostri funghi secchi. Questi li abbiamo presi da FruttaWeb e vi lasciamo il link in descrizione così potete dare uno sguardo. Qui abbiamo dei finferli che sono davvero squisiti, forse i miei funghi preferiti, e qua invece dei classici porcini. Quindi mettiamo tutto all'interno della nostra zuppa e frulliamo bene con un frullatore ad immersione fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo, quindi non ci dovranno essere pezzettini di fungo all'interno. A questo punto rimettiamo sul fuoco per circa 5-10 minuti. La nostra zuppa di quinoa e funghi è pronta, non ci rimane quindi che impiattarla. L'andiamo a mettere come sempre nella nostra magica terrina e spessissimo ci chiedete dove l'abbiamo comperata. In realtà si trovano molto facilmente, ad esempio, nelle fiere, nei mercati. Potete fare un giro, ad esempio, al mercato dell'antiquariato, lì si trovano molto facilmente. Però, se proprio non riuscite a trovarla, vi mettiamo il link per acquistarlo online del link di Amazon. Infine, aggiungiamo un piccolo giro d'olio. E andiamo a completare con qualche crostino di pane appena brustolito. La zuppa di per sé è già abbastanza nutriente, ha dentro la quinoa, quindi i carboidrati non mancano, però qualche crostino rende tutto più bello e appetitoso. La seconda proposta che vi presentiamo è questa insalatona di quinoa e frutta. All'interno abbiamo messo mele, una vinaigrette all'arancia squisita, spinaci, semi e tanti altri ingredienti. Abbiamo spremuto il succo di un'arancia, abbiamo ottenuto anche la polpa e adesso direttamente nello spremiagrumi andiamo ad insaporire con un pochino di sale, una macinata di pepe, questo è un mix di pepe, quindi c'è dentro quello bianco, quello rosso, e mescoliamo. Adesso delicatamente andiamo a travasare il tutto in una bottiglietta. E andiamo a questo punto ad aggiungere l'olio, come sempre olio extravergine d'oliva. Chiudiamo bene con un tappo e iniziamo a shakerare per creare così l'emulsione. In questo modo l'emulsione si andrà a formare perché all'interno della nostra salsina c'è una sostanza grassa che è l'olio, abbiamo anche una sostanza acida che è il succo d'arancia e il sale che appunto servirà a creare bene l'emulsione. Componiamo quindi adesso l'insalata in una grossa ciotola, andiamo a versare la quinoa precedentemente cotta. Trovate sotto nella descrizione e all'interno del video gli ingredienti anche con quella secca. Andiamo ad aggiungere i pezzetti di mela, ovviamente questa è una mela non trattata. I semi, questo è un mix di semi di zucca, papavero, semi di lino, sono un pochino di semi misti, davvero molto carini. E andiamo a tritarci dentro anche gli spinacini freschi. E andiamo a tritare molto grossolanamente e velocemente, semplicemente affettandoli con un coltello. Mi raccomando, se utilizzate gli spinaci, lavateli benissimo perché potrebbero avere un pochino di terra all'interno, quindi sciacquateli molto molto bene. Ed infine andiamo a preparare il topinambur. Noi l'abbiamo semplicemente lavato, abbiamo tolto un pochino di buccia esterna. E adesso lo andremo ad affettare a fettine sottili con il nostro amatissimo Moulinex. Ci chiedete spessissimo dove lo abbiamo comperato, vi lasciamo il link per acquistarlo su Amazon sotto nella descrizione se vi interessa, ed è davvero comodo.
E a questo punto possiamo versarlo all'interno della nostra insalatona. Tagliatelo davvero all'ultimo il topinambur perché annerisce in un attimo, quindi lo tagliate e lo andate subito a mettere all'interno dell'insalata con il resto degli ingredienti. A questo punto non ci rimane che condire il tutto con la nostra vinaigrette. La andiamo a versare abbondante nella nostra insalata e mescoliamo. Non ci rimane che servirla in un piatto o una ciotolina. Noi abbiamo scelto questa ciotolina che peraltro è bellissima e la andiamo a fare bella piena. Guardate che bella questa insalata, semplice però è davvero un'esplosione di colori. E poi devo dire che la frutta, come la mela, come l'arancia, quindi leggermente acidule ma al tempo stesso anche molto dolci, ci stanno benissimo insieme a accostamenti salati. Completiamo il piatto con un altro pochino di semi e ancora un pochino della nostra vinaigrette. La nostra insalatona è pronta per essere mangiata. Siamo arrivati alla terza idea, forse quella più carina e chic al tempo stesso. Sono queste barchette di insalata. Come insalata abbiamo scelto l'indivia, ma anche altri tipi di insalata come ad esempio la lattuga romana vanno molto bene. In una padella andiamo a aggiungere il tofu che abbiamo tagliato a striscioline, aggiungiamo anche i ceci precedentemente cotti e scolati, i pomodorini sott'olio, questi sono i pomodorini che prepara mio suocero e sono buonissimi, aggiungiamo per insaporire un pochino di salsa di soia e una grattugiata di pepe. Non andiamo ad aggiungere altro olio perché c'era già all'interno dei pomodorini secchi. A questo punto non rimane che dare una bella mescolata e far rosolare tutto quanto sul fuoco. Quando il tutto avrà rosolato bene possiamo aggiungere la quinoa precedentemente cotta. Mescoliamo bene. A questo punto potete aggiustare eventualmente di sale. E non ci rimane che riempire le nostre foglie di indivia semplicemente lavate e asciugate un pochino. Andiamo a riempire bene con il ripieno di quinoa. Questa è un'idea davvero molto molto carina, ma anche se avete delle persone a casa e volete fare qualcosa di semplice, carino e al tempo stesso buono da mangiare. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere, quindi con più ricette all'interno, più idee, come sempre metteteci un mi piace così ne penseremo e ne faremo altri. Io spero appunto che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!